una piccola protesta di denuncia per portare alla luce i vari problemi delle scuole lombarde, in questo caso cremasche. Siamo in Piazza Duomo a Crema, dove alcuni studenti di diverse scuole, Pacioli, Munari, Racchetti ed Itis, si sono riuniti. Anche se l'adesione non è stata tanta, complice il maltempo, comunque i problemi sono seri, dall'utilizzo delle mascherine continue in classe, che comincia a pesare agli studenti, alla mancanza di materiale e di riscaldamento adeguato all'interno delle strutture. Sono tanti i problemi che vengono sollevati in questa protesta. Gli studenti parlano a turno di alcune situazioni che si sono ritrovati a vivere, e intanto si torna a discutere anche della maturità, che quest'anno tornerà con gli iscritti. Lo sciopero di oggi non riguarda solo la maturità, ma riguarda anche l'intero sistema della scuola, che evidentemente ha dei problemi e delle problematiche che gli studenti vivono. Siamo al terzo anno della pandemia e le difficoltà si fanno sentire, sia da un punto di vista psicologico, rispetto al disagio che gli studenti possono vivere, sia rispetto alle limitazioni comunque che la situazione appunto tra le DAD e la quarantena e il ritorno a scuola si fa presente. Però noi vogliamo molto di più e non ci limitiamo solo alla maturità, con anche le nuove dichiarazioni da parte del ministro Bianchi, in cui non si prende in considerazione la voce degli studenti. Noi vogliamo una riforma reale della scuola, e che parta però da quello che gli studenti e le studentesse chiedono scendendo in piazza. Ci lamentiamo della situazione sanitaria, quando in realtà i fondi per la scuola non ci sono, e quando viviamo ancora in condizioni di classe pollaio e sovraffollamenti nelle aule. E sono ovviamente dei problemi strutturali che ci portiamo dietro da tempo. Il riscaldamento del nostro laboratorio non funziona da settimane. Nessuno si mobilita per questo, a nessuno interessa di noi. Ci viene sempre detto: mettete il giubbotto, se avete freddo non possiamo farci nulla. Tutte le scuole fanno l'intervallo fuori, noi invece dobbiamo stare chiusi con le mascherine tutto il tempo in classe.